Bentornati carissimi, oggi 29 settembre ricordiamo gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Ascoltiamo. La Chiesa oggi commemora insieme i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele è il protettore dei protettori, è l'arcangelo guerriero, principe delle milizie celesti, avversario di Satana e degli angeli che si erano ribellati a Dio. Gabriele, forza di Dio, questo è il significato del suo nome, è l'angelo messaggero per eccellenza. Fu lui ad annunciare a Maria che il Messia si sarebbe fatto carne in lei e l'eternità sarebbe entrata così nel tempo e nella storia. Il suo annuncio apre sulla terra l'era dell'incarnazione. Dio si fa uomo tra gli uomini, diventa nostro compagno nel travaglio della vita fino alla morte, schiudendoci le porte della speranza senza fine. Raffaele, Dio guarisce, questo è il significato del suo nome, è la guida e il difensore del giovane Tobia, inviato da Dio per aiutarlo nel compito affidatogli dal padre, ormai cieco, di riscuotere un credito che questi aveva lasciato in una città della Media. Nel viaggio Raffaele procura a Tobia un felice matrimonio con la giovane Sara, la guarigione della stessa dai tormenti del demonio e del padre di Tobia dalla cecità. Michele, il nome Michele vuol dire chi è come Dio, questo santo potente, un combattente che ci difende dal male, cercando di fare abbassare la testa e rimettere al proprio posto ogni arroganza, la prima, quella del cosaccio, come lo chiamava Padre Pio, con il nemico più grande che cerca di tentarci perché non ama e non accoglie la bellezza di Dio. Gabriele, la fortezza di Dio, lo ricordiamo nell'Annunciazione, quando va a Maria e le dice quello che è il progetto di Dio su di lei. E poi Raffaele, Dio cura, Dio guarisce, è il significato del suo nome. Sono tutte maniere in cui Dio, tramite questi suoi inviati, rimane vicino all'umanità e non ci abbandona. E quindi vogliamo ricordare queste entità celesti che vivono con noi, sperano con noi, lottano anche per noi uomini e ci affidiamo alla loro protezione. Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi.